Buon pomeriggio, sono Anna Pavone del liceo Cassini e sono qui per presentarvi il relatore di oggi, il professore Andrea Marenco. È laureato in fisica presso l'Università degli Studi di Genova, è un docente di matematica e fisica presso il liceo scientifico Cassini e inoltre terrà un tutorato di esercitazioni presso la facoltà di ingegneria informatica. Appassionato di astrofisica, è uno degli docenti del corso avanzato di astronomia presso l'associazione Polaris e anche colui che ha permesso l'organizzazione dell'alternanza scuola-lavoro liceo Cassini Polaris, dove tiene anche numerose conferenze. Oggi appunto ci parlerà della visione dell'universo attraverso i raggi gamma, grazie ai quali è stato possibile studiare alcuni degli aspetti più energetici dell'universo che si presenta pericoloso e violento, quali brillamenti solari, supernove, buchi neri e stelle di neutroni. Per quanto riguarda invece un'informazione di servizio, per chi lo desiderasse è possibile ricevere uno sconto dai 10 agli 8 euro per la mostra da Cambiaso a Magnaschio, Sguardi genovesi, che si terrà appunto presso Palazzo della Meridiana sino al 28 giugno 2020. Grazie dell'attenzione e buon ascolto. Questo è appunto il secondo appuntamento che facciamo su scrutare il cielo attraverso le onde elettromagnetiche e in questo caso guardiamo i raggi gamma. E subito questa idea di guardare, di vedere un po' tutto lo spettro elettromagnetico ci è subito piaciuta perché qui andiamo nel cuore delle alte energie, ma anche nel cuore di quello che significa fare astronomia. Fare astronomia significa raccogliere le informazioni che ci arrivano dal cosmo, elaborarle per capirci qualcosa su come funzionano gli oggetti del cosmo. E qui vi dico subito che si rivelerà un universo inedito, molto diverso da quello che possiamo aspettarci, un universo violento, un universo per certi versi pericoloso anche per gli esseri viventi. Da sempre si cerca di raccogliere queste informazioni. In passato lo si è fatto con l'astronomia ottica, che è l'astronomia di quella degli occhi. Ricordiamo tutti questi bellissimi acquarelli che sono iniziati a comparire sui diari di Galilei nell'autunno del 1609. Galileo era riuscito a realizzare un piccolo cannone, come lo chiamava lui, una lente di 4 cm di diametro, niente di più di un coccio di vetro, col quale però riuscite a fare delle cose meravigliose. La tecnologia per ottenere i telescopi è molto simile, discende da quella degli strumenti di correttore della vista, che quelli c'erano già dal 1200, che si facevano occhiali, monocoli, eccetera. Ma la tecnologia per realizzare i telescopi è molto più complicata di quella degli occhiali. Un conto è mettere due lenti sullo stesso piano, un conto è metterle sullo stesso asse, dove bisogna capire che la lente più indietro deve essere più spessa, conca, la lente più avanti, sottile, convessa. Non è stato facile questo, eppure è riuscita a vedere tantissime cose. Ricordiamo le lune di Giove, le fasi di Venere, e di qui dal marzo, dal 4 marzo del 1610 possiamo fare partire con Galileo quello che si chiama rivoluzione scientifica, che consiste proprio non solo nell'inizio dell'astronomia ma l'inizio della scienza, perché il modo che lui ha di procedere è quello che troviamo ancora oggi nell'analizzare le cose che ci sono intorno. Ecco qui che poi si passa all'astronomia, che diventa veramente un'astronomia osservativa. Questo è il telescopio di William Herschel, che alla fine della seconda metà del Settecento fa delle osservazioni veramente, veramente uniche. Ha iniziato praticamente nel giardino di casa, dove si era appena spostato. Lui è nato ad Hannover, in Germania, e a giovanissimo, a 16 anni, si emigra in Inghilterra, a Bath, perché c'era iniziato ad avere 10 anni, i francesi avevano invaso la città, e lì con la sorella Caroline inizierà un connubio tra i più belli di quelli della storia della scienza, tra fratello e sorella, che comporterà una serie di scoperte veramente vastissime, tra cui anche Urano, le due lune di Urano, Oberon e Titano,
spontanea. E famoso il periodo in cui lui passava le nottate a lucidare gli specchi. A quei tempi c'era il problema che si ossidavano subito e quindi c'era bisogno sempre di tenerli al massimo della riflessione. Poi dopo inizia a lavorare, diventa astronomo reale, quindi inizia ad avere un telescopio con 12 metri di focale, un 80 centimetri con cui può fare veramente tantissime osservazioni. Qui possiamo far partire proprio l'astronomia, la fase proprio sperimentale, osservativa, sistematica dell'astronomia. Ai tempi di Galileo c'era ancora un po' un problema filosofico di capire chi girava attorno a cosa, la Terra o il Sole. Qui invece William Herschel, quando si occupa delle stelle, veramente fa delle osservazioni, scopre ad esempio che la stella polare è una stella doppia, cioè Polaris A e B, e questo è una cosa risolvibile solamente con un buon telescopio e soprattutto con una buona vista. Successivamente possiamo vedere un'altra tappa, questo è il telescopio di Ned Wilson, Pasadena, in California, da cui il grande Irving Hubble ha fatto dei lavori fantastici, tra cui anche riuscire ad osservare che le galassie si allontanano, e una prima stima che ha dato di questo allontanamento una dall'altra circa 500 km al secondo per megaparsec, che è distante dalla velocità che sappiamo oggi, che è intorno a 71 km al secondo per megaparsec. Però lui poteva contare su uno specchio di costruzione tedesca di 5 metri di diametro, da cui è riuscito a fare a vedere, ad esempio, risolvere quello che a quei tempi, nel 1924, era chiamato anche il grande dibattito, il periodo del grande dibattito. La nostra galassia, la Via Lattea, comprende tutto l'universo oppure è solo un'isola in mezzo a tante altre galassie? Questo grazie all'osservazione che ha consentito questo strumento di una stella variabile all'interno di Andromeda. Si è accorto dalla misura della distanza, che era molto distante, sono 2,5 milioni di anni luce, quando invece vedremo poi il diametro della galassia sono 100.000 anni luce. Quindi questo è stato senz'altro un punto veramente importante per l'astronomia. E poi inizia il periodo dove Hubble virtualmente continua a osservare il cielo col telescopio spaziale della NASA, Hubble, che dal 90 guarda il cielo e ci fa vedere delle cose meravigliose sul cielo profondo, le nebulose e altre cose. La storia non è finita, perché abbiamo in costruzione sul deserto di Atacama, sulle Ande cilene, a 3.000 metri di altezza, il più grande telescopio che è stato mai realizzato, un telescopio che verrà messo, i primi test dovrebbero partire fra qualche anno, 90 metri di altezza, un telescopio di quasi 40 metri di diametro, lo specchio primario di 40 metri di diametro, cioè si arriva fino a 5 specchi secondari, e un'ottica adattiva. Lo specchio è in realtà fatto di 7.000 piccoli specchi di forma esagonale che si muovono e vanno a compensare le perturbazioni dovute alla deformazione dell'aria, e quindi a restituirci poi un'immagine molto precisa di quello che si sta guardando. Ci si aspetta grandissimi risultati, soprattutto nella caccia ai pianeti esosolari. Il progetto iniziale prevedeva un telescopio di 100 metri, quando è stato deliberato dall'Agenzia Spaziale Europea. Gli studi hanno poi fatto vedere che c'è un limite fisico di intorno ai 43 metri, oltre il quale la struttura potrebbe non reggere a livello anche meccanico e avere dei problemi strutturali, e quindi si è deciso di farne uno di quasi 90 metri. Tutta questa astronomia che abbiamo visto e che seguirà ancora è un'astronomia del campo ottico, che osserva campo ottico. In realtà questo riesce a vedere anche il vicino infrarosso, però più o meno siamo su un'astronomia del visibile, quella degli occhi. In realtà sappiamo che, soprattutto di recente, l'astronomia può essere fatta raccogliendo anche altre informazioni che arrivano dal cosmo, come ad esempio i meteoriti. I meteoriti sono un importante mezzo di
di osservazione, ad esempio quella meteorite marziana che è caduta un po' di anni fa, ci ha dato diverse informazioni sulla la presenza di materiali organici su Marte. E poi abbiamo anche i raggi cosmici, anche questi sono un'importante fonte di informazioni, e poi i neutrini, che insieme alle onde gravitazionali, insieme allo spettro elettromagnetico, fanno quello che si chiama l'astronomia multimessaggera. Ad esempio, l'evento di questa stella di neutroni NGG 4993, che è stato osservato, è stato visto sia l'onda gravitazionale delle stelle di neutroni che stavano ruotando una intorno all'altra, e poi la controparte ottica. E quindi, mettendo assieme queste informazioni, si può veramente risalire all'evento molto più, in particolare, non solo da dove proviene, ma anche in cosa è consistito questo evento. Vi dico subito che i raggi gamma ci restituiscono veramente un universo particolare. Noi guardiamo il cielo, sostanzialmente immaginiamo un cielo ottico abbastanza statico, cioè guardare le stelle di notte ha ispirato poeti, letterati, insomma, come qualcosa anche che incute tranquillità, abbastanza noioso, possiamo dire, sì, ogni tanto c'è una supernova, ma diciamo che è abbastanza statico come cielo. E se invece lo osserviamo da un altro punto di vista, dai raggi gamma, questo è quello che vediamo. Questo, se osservate questo oggetto che si muove, che si è mosso qualcosa di prima, quello è il Sole. Queste sono tante immagini del cielo fotografato sui raggi gamma. Ognuno di quei puntini lì, di questo ribollio, è una sorgente. Potrebbe essere una stella, potrebbe anche essere un'altra cosa. Vedremo che molte cose non sappiamo assolutamente cosa sono. Ci sono sorgenti che compaiono all'improvviso, ci sono sorgenti abbastanza che mettono in modo abbastanza regolare, ci sono sorgenti che mettono una volta e poi non mettono più, un evento e poi basta, si spengono. Si inizia a fare una certa catalogazione delle sorgenti. Ovviamente l'astronomia all'inizio, quando si inizia a studiare un nuovo punto di vista, la prima cosa che si fa è si fanno dei cataloghi, si classifica, si cerca di trovare un ordinamento per poi appunto cercare qualche modello che spieghi quello che sta succedendo. Piccolo particolare, cosa sono i raggi gamma? Se vogliamo veramente apprezzare l'astronomia raggi gamma e che informazioni ci porta, dobbiamo un attimo capire cosa sono i raggi gamma. Beh, sono un tipo di luce. E allora la domanda che viene subito dopo è: che cos'è la luce? Possiamo assimilare i raggi gamma a qualcosa di molto molto simile alla luce, con una piccola variante. Che cos'è la luce? Beh, sulla luce sappiamo che anzitutto c'è qualcosa che va oltre la luce. Alessandra l'altra volta ci ha ricordato come lo stesso William Herschel abbia scoperto che al di là della zona del rosso c'era qualcosa. William Herschel ha fatto passare la luce solare all'interno di un prisma che ha scisso i colori, e poi ha messo un termometro in corrispondenza di ogni colore e ha osservato che spostandosi verso il rosso la temperatura aumentava. Quello che poteva sembrare strano, sicuramente a lui è rimasto strano, è che anche oltre il rosso, dove non c'era più niente, dove il prisma non scendeva più nulla, però la temperatura saliva ancora di più rispetto a quello che c'era prima. E quindi chiaro, c'era il sospetto non che non ci fosse niente, che ci fosse qualcosa semplicemente che i nostri occhi non erano in grado di vedere. Quindi c'è qualcosa da questa parte qua, l'aveva chiamata radiazione termica, oggi chiamiamo infrarosso. Sulla base di questa scoperta, esattamente un anno dopo, John Ritter, che da un punto di vista filosofico, lui affrontava gli studi, non un chimico, ma affrontava gli studi pensando alla natura come qualcosa di estremamente bello, e all'interno del senso di bello c'è senz'altro un senso di simmetria. E non a caso, lui era un esperto di chimica, ma ha detto: se c'è qualcosa di qui, potrebbe anche esserci qualcosa dall'altra parte. E si sapeva
che il cloruro d'argento si opacizzava una volta che lo sottoponevamo ai raggi ultravioletti. E allora ha provato anche lui a metterlo qua, oltre, e l'effetto ha visto che era ancora più intenso. Cioè non solo c'è qualcosa da questa parte, come lui sospettava c'è qualcosa anche da questa parte. E quindi in quel caso ci saranno senz'altro dei raggi, che possono essere tipo luce appunto, ma che noi non siamo in grado di vedere. C'è qualcosa oltre la luce. E questi possono essere chiamati raggi ultravioletti. Sappiamo, rimane però aperto comunque il discorso di cos'è la luce. Sappiamo che sulla sua natura c'erano due teorie in competizione. Una teoria che prevede che la luce è fatta di onde e che si muove nello spazio vuoto, addirittura nel vuoto, come le onde sull'acqua. La cosa già strana, perché fino a quel momento il discorso delle onde era sempre legato a un supporto, cioè un'onda è una perturbazione che trasporta energia, non trasporta materia, ma che per muoversi ha bisogno di un mezzo elastico per muoversi, come una vibrazione, cosa del genere. Dall'altra parte c'era una grande autorità di Newton, che invece nel suo libro Ottica propone una teoria corpuscolare della luce, cioè la luce fatta di tanti piccoli corpuscoli che si muovono, che rimbalzano. A suo favore c'erano poi le leggi dell'ottica, le leggi di Fresnel, che prevedono che la luce, quando si riflette su uno specchio, ha un angolo di incidenza uguale all'angolo di riflessione, né più né meno come fa una pallina da biliardo quando la sponda. Quindi questo era un punto a favore di questa teoria qua. C'è da dire che già nel suo libro Newton tiene conto di alcuni aspetti ondulatori che potrebbe avere la luce, anche perché nei cosiddetti anelli di Newton che ha scoperto lui si presentano degli anelli che sono spiegabili solamente con un modello ondulatorio della luce, non certo corpuscolare. Lo scontro filosofico continua finché non viene fatto un esperimento nel 1801 che è in grado di discernere chi dei due ha ragione. L'esperimento fatto da Thomas Young è famoso, famosissimo, alcuni dicono il più bello esperimento della fisica, consiste nel far passare la luce attraverso due fenditure e andare a vedere quello che si ottiene su uno specchio. Qui non c'è dubbio. La luce fatta di corpuscoli, quello che si vede sullo schermo è una cosa, se è fatta di onde, quello che si vedrà sullo schermo è un'altra cosa. Quello che sono viste sono tante zone chiare, scure, intervallate una con l'altra, che prendono nome di frange di interferenza, e sappiamo che il fenomeno dell'interferenza è un fenomeno peculiare di un movimento ondulatorio. Essenzialmente la luce, essendo un'onda che si muove, si sovrappone l'onda proveniente da una parte con quella proveniente dall'altra, e un'onda è fatta di ventri e di creste, e quando questi venti e queste creste si sovrappongono tra di loro possono annullarsi, e questo succede quando un ventre si sovrappone a una cresta, e in questo caso si ha questa zona scura, se questo processo avviene appunto sullo schermo, si ha questa zona scura, oppure sullo schermo potrebbero incontrarsi due creste, e in questo modo si rinforzano e si ha una zona molto chiara. Queste zone qui vengono chiamate di interferenza costruttiva e queste zone qua di interferenza distruttiva. Se fossero dei corpuscoli tutto questo è impossibile. Non può avvenire. Con i corpuscoli ci aspettiamo una maggiore luce qui sotto, poi una zona più buia qui, un'altra maggiore luce in corrispondenza della fenditura, poi basta. Non è in alcun modo spiegabile una luce fatta di corpuscoli che generi queste zone alternate. L'unica cosa potrebbe essere se poi dopo, se passate delle fenditure, interagiscono, ma questo non è possibile che avvenga. E dal 1801, piano piano, l'autorità di Newton, che è durata tantissimo nel corso dei secoli, piano piano svanisce, e gli addetti ai lavori qui iniziano a pensare alla luce veramente sempre come un'onda. Nel
1849, un famoso esperimento fatto a Parigi da Fizeau riesce a calcolare la velocità. La velocità della luce è difficilissima da trovare con i metodi, appunto, facendo spazio diviso tempo, perché è troppo veloce, non si riesce a cogliere un tempo necessario da poter essere misurato con gli strumenti, soprattutto gli strumenti di quel periodo lì. Ma in realtà lui escogita un metodo, va su due colline di Parigi, una delle due a Montmartre, e mette una ruota dentata, rotante, molto velocemente, fa passare tanti impulsi, e con un metodo veramente geniale riesce a tenere una velocità e, insomma, ottiene un valore intorno ai 300.000 km al secondo entro gli errori, entro gli errori di misura, un valore di questo genere qua, 300.000 km al secondo. Anche Galileo ha provato a misurarla, ma non c'era riuscito, e torniamo sui diari di Galileo, ho scritto: se non è infinita, la velocità della luce è molto molto rapida. Questa è una prima misura un po' più che si avvicina, altri metodi prima da Roemer sono famosi, una cinquantina di anni prima, Christian Roemer, che insieme all'astronomo Cassini, Gian Domenico Cassini, a Parigi escogita un modo anche per misurarle, si avvicina, ma lì con molto, un metodo astronomico che si basa sull'occultamento delle lune di Giove. E aveva ottenuto un valore però molto distante, intorno ai 200.000 km al secondo. Questa viene menzionata, insomma, nella letteratura come uno dei primi metodi un po' più vicini al valore vero. Però questo, in realtà, come capita sempre nella storia della scienza, non risolve un problema, in realtà ne apre un altro, di livello ben ben superiore. Che cosa ondula? È un'onda, sì, ma cosa ondula? Le onde sull'acqua è il livello dell'acqua. A quei tempi c'era una teoria abbastanza ben consolidata, che era la teoria del suono. L'acustica era consolidata, che prevedeva il suono fosse un'onda, e con questo si spiegavano tantissime cose. Se noi facciamo vibrare i due rebbi di un diapason, nella vibrazione qui prendiamo un la centrale, 440 Hz, qui a intervallato 440 volte al secondo ci sono zone di compressione dell'aria e alternate da zone di rarefazione dell'aria, e questo si sposta, ed era già possibile trovare la velocità del suono, mentre quella della luce era difficile da misurare, quella del suono no, basta un eco, insomma, per riuscire a misurarla, siamo sui 340 metri al secondo, quindi è facilmente misurabile. Non solo questo, funzionava molto bene, perché c'è anche la teoria. Se prendiamo appunto il suono degli diapason, è un suono puro, un suono la cui andamento oscillante di pressione più alta e più bassa sull'aria riflette abbastanza bene una curva sinusoidale di questo tipo qua. E dalla teoria dei principi della termodinamica, che a quei tempi erano già ormai formulati, la termodinamica era una teoria molto ben consolidata ormai alla fine dell'Ottocento, si ottiene effettivamente quella che chiamiamo equazione delle onde. Non importa adesso i simboli matematici, non hanno nessuna importanza. La cosa importante è che dalla teoria si ottiene effettivamente la velocità che poi risulta essere quella che misuriamo, i 242 metri al secondo, dalla teoria. C'è qui sotto, insomma, velocità una radice quadrata della pressione diviso il modulo di compressione dell'aria, insomma. Comunque, dalla teoria otteniamo quello che poi si rivela. Quindi questa è considerata una teoria. Abbiamo un riscontro, abbiamo l'esito positivo dell'esperimento. Nel caso della luce, che cos'è che può ondulare? Cos'è che può oscillare? Quello che è nel suono la pressione dell'aria, che compressioni e rarefazioni si alternano muovendosi a 242 metri al secondo. E che cosa può dare questo carattere? Beh, il problema rimane aperto. Questo non toglie che nel frattempo la scienza della luce, quella che chiamiamo ottica, si stava sviluppando tantissimo. Una scienza che si sviluppa e che rimanda ancora l'oggetto che sta studiando, cioè la luce, a ulteriori studi, approfondimenti. Questo non toglie che l'ottica stava
mietendo una serie di successi nel corso della storia, producendo, non so, telescopi sempre più efficaci, con anche microscopi, strumenti correttori della vista, si iniziava a capire il funzionamento dell'occhio umano e quindi poter poi intervenire sul funzionamento dell'occhio umano per curare alcuni tipi di patologie. Quindi era una scienza molto molto sviluppata, con le sue leggi che funzionavano molto bene. Beh, la risposta arriva nel 1864 e arriva da un campo completamente inatteso, dall'elettricità al magnetismo. Cioè, elettricità e magnetismo e ottica erano due campi completamente diversi. Cioè, non c'entra niente la lente che devia un fascio di luce, i fenomeni della rifrazione, della diffusione della luce, la scomposizione in colori, con gli esperimenti che fai in laboratorio con i magneti o con gli esperimenti che fai sull'attrazione tra colombiana, tra due cariche elettriche. Sembravano due campi di studio completamente separati. Ma nel 1864 questa persona qui, che è James Clerk Maxwell, opera una sintesi dell'elettromagnetismo. Cioè, lui riesce a trovare quattro leggi, oggi note come equazioni di Maxwell, con le quali si spiega qualunque fenomeno elettrico e qualunque fenomeno magnetico. Non c'è nessun evento elettrico e magnetico che non sia spiegabile attraverso queste leggi. Il lavoro che fa è veramente mastodontico, perché l'elettromagnetismo, che si è sviluppato tantissimo nel corso dell'Ottocento, con grandi come Ampère in Francia, Michael Faraday in Inghilterra, però erano tutte leggi molto separate, ogni singolo fenomeno aveva la sua legge. Quello che fa lui è un lavoro di dare un assetto teorico all'elettromagnetismo, e scopre quali sono le leggi che sono indipendenti dalle altre e con le quali si possono ricavare per via teorica tutte le altre. Sono queste, un enunciato matematico abbastanza avanzato, però sono racchiuse qui dentro queste leggi qua. Nel suo articolo non si ferma qui, va anche avanti, e soprattutto pone l'attenzione a queste ultime due, che adesso non hanno nessuna importanza, vi dico solamente che B rappresenta il campo magnetico e questa E qui rappresenta il campo elettrico. Non ha nessuna importanza la legge, ma queste due sono due leggi molto esplicative, dicono che campi elettrici e magnetici possono generarsi reciprocamente. C'è una sorta di influenza autoreferenziale. Un campo elettrico che varia nel tempo può generare un campo magnetico, e un campo magnetico che variano il tempo può generare un campo elettrico. Statici no, ma se variano, sì. È come se io prendessi una calamita, la facessi muovere avanti e indietro, si può creare questa concatenazione di campi elettrici e magnetici che si generano a vicenda, l'uno nell'altro. Lui era un fisico teorico, conosceva molto bene la matematica, inizia a fare i calcoli e dai calcoli, mettendo insieme proprio queste due leggi, si ottiene due formule che non ha nessuna importanza come sono fatte, però guardate l'analogia. Cioè, le formule sono identiche a quelle che erano già state trovate con la pressione per le onde acustiche, le trova sia per l'elettricità e il magnetismo. Ma pensate alla sorpresa che lui stesso deve aver avuto quando si mette a calcolare la velocità di queste onde fatte di elettricità e magnetismo, che ha coniato onde elettromagnetiche, perché calcola la velocità usando parametri del tutto magnetici, perché queste sono la rigidità, la permeabilità magnetica del vuoto e la costante dielettrica del vuoto, calcola e viene esattamente 300.000 km al secondo. Cioè, ci sono la possibilità teorica di avere onde fatte di elettricità e magnetismo che si genera una vicenda e che vanno alla velocità della luce. Ed è qui il salto logico, è proprio semplice. Nel suo articolo si legge: questa velocità è così vicina a quella della luce che ho ragione di supporre che la luce stessa sia un'onda elettromagnetica. Cioè, a questo punto dà una risposta, ecco cos'è che potrebbe ondulare. La dobbiamo cercare non nel campo dell'ottica, ma cercare da campi diversi, che nel frattempo siamo sviluppati tantissimo, che sono l'elettricità e il magnetismo.
A questo punto opera una di quelle cose che la fisica anche moderna sta facendo, che è quello di collegare settori diversi, quello di arrivare a una teoria unica, la ricerca della teoria del tutto e andare in quella direzione lì, cioè fare un'unica teoria che spieghi tutte le cose, e in questo caso, con questa semplice affermazione, lui mette insieme due capitoli della fisica apparentemente separati, l'ottica e l'elettromagnetismo. L'ottica diventa un caso particolare dell'elettromagnetismo. Ecco qui, quindi, che sappiamo che la luce, quindi, è un'onda elettromagnetica. Sappiamo che un po' prima e un po' dopo della luce c'è qualcosa, gli ultravioletti, gli infrarossi, non sappiamo se è possibile che ci siano altre cose. Però a questo punto si apre la possibilità di cercarle, perché sappiamo che i colori non sono nient'altro che una diversa frequenza, cioè il tempo che impiega la sorgente a oscillare. Le lunghezze d'onda tipiche della luce vanno insomma da circa 380, 780, 390, 460 nanometri. Siamo intorno a questo per questo il motivo è stato così, per così tanto un mistero, perché diciamo il centro sono 500 nanometri, una distanza molto piccola. Per poterlo osservare servivano già degli strumenti abbastanza, cioè le due fenditure devono essere molto vicine. A livello macroscopico la luce si può benissimo comportare come dei corpuscoli, dà luogo alle ombre, va in direzione diciamo a minaretta. Gli effetti ondulatori della luce si manifestano quando la facciamo interagire con oggetti delle dimensioni della sua lunghezza d'onda. C'è qualcosa quindi dalle due parti? Sì, c'è qualcosa, perché un po' di anni dopo vengono scoperti i raggi X. Si può dare una data, era l'8 novembre del 1895. C'era Wilhelm Röntgen che stava facendo esperimenti di tutt'altro, e stava occupando di radiazioni dovute a, insomma, questo si chiamava raggi canale, e si è accorto con la coda dell'occhio che c'era uno schermo messo da una parte che dava una lieve luminescenza. E non è il caso della coda dell'occhio, perché guardando le cose con la coda dell'occhio abbiamo che la luce va sulla retina, una parte molto sensibile della retina, e infatti poi quando la guardate direttamente dicevo non vedevo niente, però c'è questa cosa strana che se la guardavo di lato vedevo qualcosa su questo schermo messo lì per caso, una scoperta che possiamo dire tra virgolette che è avvenuta per caso, quindi dobbiamo stare un po' attenti, perché molte scoperte sono avvenute in questo modo. Ma dire che è avvenuta per caso non mi sembra completamente corretto, cioè non è un caso che lui aveva lì lo strumento per fare raggi catodici, non è un caso che lui aveva lì un rocchetto di Rumpel che poteva generare queste alte tensioni che servono, non è un caso che aveva uno schermo a fosforo. Cioè dire per caso sembra quasi un qualcosa che è avvenuta così, che poteva anche non avvenire. Diciamo che è un caso molto ristretto. C'erano tutte le condizioni per poterli osservare. Ed ecco che la prima si accorge che questi raggi sono molto penetranti, una prima tipo di radiazione che poteva addirittura attraversare gli oggetti, passare da una parte all'altra. Questa è famosissima, questa immagine, perché Röntgen la prima cosa che fa è fare una radiografia alla la mano della moglie Berta, si vede che passa da una parte all'altra. L'impatto sull'opinione pubblica è devastante. Prime pagine di tutti i giornali, i titoli sono vedere l'invisibile. In tutto il mondo la scoperta dei raggi X viene come qualcosa di veramente nuovo. Effettivamente a quei tempi non c'era qualcosa che poteva attraversare gli oggetti e dirci cosa c'era dietro. Nello stesso tempo si inizia a vedere gli effetti, l'impatto sul corpo umano, sulla materia vivente, l'impatto negativo che hanno i raggi X sulla materia vivente. C'è un laureando, un dottorando di fisica della Columbia University che ha fatto la tesi sui raggi X in quel periodo lì, e si è fatto numerose radiografie, soprattutto del cranio, che poi ha pubblicato nella sua tesi di dottorato.
E nella sintesi del dottorato si legge anche che ha iniziato a perdere i capelli, che le unghie hanno iniziato a staccarsi, che la vista era irrimediabilmente compromessa. E lì si è iniziato a capire che questi raggi potevano avere un effetto dannoso sulle cellule. E questo è stato importante diffonderlo velocemente, perché pensate che in alcuni negozi di lusso, non so, di New York ad esempio, le scarpe si guardava se calzavano bene con i raggi X, si guardava se, se era la misura giusta, e si erano molto diffusi diciamo, i generatori di raggi X. Ho imparato relativamente poco, insomma, una volta capito come la tecnica riesce a fabbricarli, e si era molto diffuso usarli per questi scopi assolutamente inutili. L'anno dopo, Becquerel scopre la radioattività. Siamo nel 1896. Anche qui, per caso, come per caso, tra virgolette, la cosa di prima, si dice che è stata scoperta perché c'era un giorno che c'era brutto tempo. Becquerel stava studiando cose completamente diverse da quello che poi si è scoperta la più importante. Stava studiando la fluorescenza, quindi metteva questi sali che poi messi al sole si diventavano fluorescenti, e poi usava le lastre fotografiche, e quel giorno c'era brutto tempo, non c'era il sole, quindi ha messo nel cassetto le lastre fotografiche con appoggiata sopra questi sali che non si sa bene cosa contenessero. Però il giorno dopo, quando ha riaperto il cassetto, la lastra fotografica era impressionata, con la stessa forma che aveva la forma del, diciamo, il sacchetto di sali che ha messo sopra. Che cos'è che ha impressionato? Eppure c'era buio. Beh, naturalmente inizia a studiare il fenomeno, e da questo fenomeno vediamo che all'interno di questa radioattività ci sono alcune particelle che sono chiamate alfa, che Ernst Rutherford era riuscito già a isolare, a vedere, poi saranno state fondamentali per l'esperimento di Rutherford del 1910, quello famoso della lamina d'oro, col quale poi Rutherford è riuscito a capire la forma dell'atomo, insomma. Alcuni raggi sono stati chiamati raggi beta, ecco, questa qui è la forma diciamo, della lastra impressionata, quella originale. La lastra impressionata aveva questa forma, aveva questo negativo qua. E Becquerel, poi alcuni raggi che erano all'interno li ha chiamati raggi beta, e nel Novecento Paul Villard ha scoperto che c'era un'ulteriore radiazione all'interno di quello che mettevano questi sali. Poi si è scoperto che non erano i sali, in realtà era un elemento presente all'interno dei sali, qui c'è tutto il lavoro di Lamporie, ha scoperto che c'erano dei tipi diversi di radiazione. Mettiamo il materiale radioattivo all'interno di un contenitore di piombo, il piombo, ecco, una prima diversità la vediamo già di qua, perché le particelle alfa vengono fermate da alcuni millimetri carri, ma 20 centimetri d'aria, diciamo, e vengono fermate. Per quelle che si chiamano particelle beta bastano alcuni millimetri di alluminio. Beh, ci sono delle particelle all'interno che vengono emesse dalla radioattività che servono diversi centimetri di piombo oppure del cemento. Non solo, ma hanno anche presentano i raggi gamma una carica elettrica alcuni, perché se sottoponiamo un campo magnetico, quello che si osserva è questo. Alcune particelle vanno da una parte, e queste sono quelle individuate con carica positiva, e sono chiamate particelle alfa, si vedrà poi che sono nuclei di elio. Alcune vanno dall'altra, e queste sono le beta, e si sono poi rivelate elettroni veloci, e alcune vanno dritte, cioè non hanno carica elettrica, e questi sono quelli che sono i raggi gamma. Poi qui è stato facile individuare i raggi gamma come un nuovo tipo di radiazione molto più energetica. Ma per vedere bene cosa si intende energia di una radiazione, energia dei raggi gamma, dobbiamo aspettare questo signore qua, perché Albert Einstein, cercando di spiegare l'effetto fotoelettrico, ha ipotizzato
che la luce in tutta la radiazione elettromagnetica non fosse effettivamente un'onda. Un po' un ritorno alla teoria corpuscolare, ma una teoria corpuscolare di livello un po' diverso, a dire la verità. Comunque, la sua ipotesi è quella di prendere la formula di Planck, già un po' di anni prima Max Planck aveva ipotizzato che la luce e le radiazioni interagiscono con la materia sotto forma di quanti, cioè può essere assorbita e riemessa per pacchetti, non può essere assorbita in modo continuo. Qui c'è tutto il lavoro con il quale Max Planck poi prende il premio Nobel su la radiazione di corpo nero e anche, siamo nel 1900, la nascita della cosiddetta fisica quantistica. Perché per spiegare un certo tipo di radiazione dobbiamo supporre che la luce sia acquisita e poi riemessa sotto forma di quanti. Nel 1905 Albert Einstein riprende questo discorso sui quanti e dice che non solo è assorbita dalla materia e rilanciata sotto forma di quanti, ma che la natura stessa della luce, la luce già di suo, è frammentata, suddivisa in tante piccole particelle che successivamente Arthur Compton chiamerà fotoni. La natura, il ritorno alla natura corpuscolare della luce è tanto più evidente quanto più l'energia del singolo fotone è elevata. E questa formula qui mi dice che l'energia del singolo fotone è data da una costante, che si chiama costante di Planck, per la frequenza, per quello che chiamiamo frequenza della radiazione. E i raggi gamma hanno una frequenza elevata. Eccole qui le energie. Possiamo vedere un attimo, tanto per avere un'idea solamente di quanta energia che trasporta la radiazione elettromagnetica. Naturalmente non si possono, siamo nel piccolo, non possiamo usare i joule come unità di misura, unità del sistema internazionale, perché qui le energie sono molto piccole. È molto comodo quando si va su questi livelli usare dei sottomultipli, in questo caso l'electron volt. Un electron volt sono dell'ordine di grandezza di 10 alla meno 19 joule. Ecco, la luce, quella dei fotoni che stanno, la luce dei fotoni che sta arrivando sulle nostre retine in questo momento, ha circa un'energia di un electron volt. L'energia dei fotoni sono circa un electron volt. Se andiamo più su con la frequenza e la sua anche l'energia, passiamo a 10 electron volt o giù di lì, insomma, sono dei cambi range naturalmente, sui degli ultravioletti, i 1000 dei raggi X, e quando arriviamo ai raggi gamma possiamo dire che entriamo nel dominio gamma, quando siamo intorno a 1 milione, 10 milioni di electron volt. Quindi possiamo dire che un fotone gamma porta con sé un'energia che è 1 milione di volte più elevata di quella della luce normale, di un fotone di luce visibile, di un fotone del centro del visibile. Naturalmente invece, andando sull'altro lato, le energie invece sono più basse, parliamo di sottomultipli, siamo sulle onde radio, addirittura 10 alla meno 7. Quando siamo in questa zona qui, la radiazione, c'è abbastanza una separazione, perché questa zona qui della radiazione si chiama radiazione ionizzante, è in grado, investendo un atomo, di strappargli via un elettrone e quindi di provocare delle alterazioni chimiche a livello chimico. Ecco che invece da questa parte qui abbiamo dei sottomultipli di energia. Questo è come appare, questa è la Crab Nebula, la nebulosa del granchio, come appare su tutte le frequenze. Se la guardiamo con le onde radio, questo è un filtro che fa vedere solamente i fotoni radio della Crab Nebula, questo qui microonde, questo qui siamo nel visibile, poi gli ultravioletti, raggi X, ed ecco qui nei raggi gamma c'è il centro della Crab Nebula che sta emettendo, c'è una sorgente di raggi gamma. Parliamo di milioni di electron volt che vengono emesse dalla sorgente. I raggi gamma sono un tipo di radiazione, si dice open-ended, cioè può andare avanti, e abbiamo anche raggi gamma di 100 miliardi di electron volt. Abbiamo strumenti che rivelano queste energie di emissione di raggi gamma.
Ed ecco perché a questo punto abbiamo intitolato Universo Violento. Qui parliamo di energie veramente enormi. Proviamo a vedere se guardiamo la nostra galassia, cosa succede se la guardiamo con gli occhiali che ci fanno vedere raggi gamma. Beh, intanto vi ricordo un attimo che la nostra galassia ha questa forma qui. Noi siamo all'incirca in periferia, in una zona di questo tipo qua, nel braccio di Orione, si chiama, una zona un po' in periferia. Vista di taglio è un disco, una galassia spirale, barrata con una piccola barra all'interno, è un disco di 100.000 anni luce di diametro. Il disco è abbastanza più sottile del diametro, perché sono 1.000 anni luce qui come spessore, e poi via via che andiamo all'interno, nel bulge c'è invece si spessisce in unità molto più grande. Intorno ci sono numerosi ammassi globulari, si possono anche vedere con telescopio, e noi siamo qua. Siamo qui in questa zona qui, un po' per corrisponderebbe visto dall'alto così, a circa una 30.000 anni luce, insomma, dal centro della galassia. Nel centro della galassia quasi sicuramente c'è un buco nero supermassiccio. Lo osserviamo dal fatto che ci sono alcune stelle vicino al centro della galassia che ruotano vorticosamente intorno a una zona buia dove non vediamo niente. Questa è una galassia molto simile alla nostra. NGG 2718 si trova a 180 milioni di anni luce ed è veramente una gemella. Anche lei, due piccole galassie satellite, questa è un'immagine che ci ha mandato Hubble, e anche noi abbiamo due piccole galassie satellite, che sono più o meno questa zona qui, si vede in questa immagine, che sono le nubi di Magellano, circa distanti intorno a 20.000 anni luce, 200.000 anni luce, sì. Sono più o meno in questa zona qua. Sulla grande nube di Magellano addirittura c'è già sfruttato un filo, un flusso di stelle che sta per essere fagocitata dalla nostra, insomma, delle galassie satellite della nostra. Bene, ecco cosa succede se guardiamo la galassia con gli occhiali che ci fanno vedere alcuni tipi di onde elettromagnetiche. Questa qua, se la guardiamo nel visibile, questa è la luce. Qui, questa se la guardiamo con le onde radio, c'è la polvere di cui ci parlava l'altra volta, che siamo sulle radio, qui sono i raggi X, e qui i raggi gamma vediamo una intensa direttrice che sono colori elaborati, non sono certo colori reali, non esiste il colore nei raggi gamma, è l'elaborazione al computer, e le parti più gialle sono dove, diciamo, dove si intensa la parte più intensa, e c'è una grande attività al centro. Però vedete anche sorgenti, queste qua, che sembrerebbero essere extragalattiche, dei puntini di queste immagini qui, che vanno anche al di fuori. E si può immaginare che se rifacessimo la stessa fotografia in un altro momento non comparirebbero più. Alcuni continuano a comparire, altri invece non ci sono più, spariscono. Da dove originano i raggi gamma? Per questo punto, se vogliamo, raccogliamo informazioni, ci arriva dal centro della galassia. Beh, se capiamo dove originano, capiamo i meccanismi che si formano nel centro della galassia. Alessandra l'altra volta ci ha ricordato, no? La luce visibile, i raggi X e gli ultravioletti che possono derivare da transizioni dell'atomo, siamo nell'atomo di Bohr, ci sono delle orbite ammesse, delle orbite che non sono invece ammissibili, e dalle transizioni, i fotoni rappresentano proprio le perdite di energia quando si passano da un livello più esterno verso uno più interno. E a seconda del salto che fa, di quanto è lungo il salto che fa, abbiamo delle linee diverse, Lyman, Balmer, Pasch, insomma, alcune sono nell'ultravioletto, alcune sono nel visibile e alcune nell'infrarosso. Questo riguarda la luce visibile e il vicino ultravioletto e il vicino infrarosso. Per i raggi gamma, dato che hanno una lunghezza d'onda molto più piccola di quella dell'atomo, e per questo è il motivo per cui possono attraversare la materia, perché la loro lunghezza d'onda è molto più piccola di quelle che sono le dimensioni dell'atomo stesso, e hanno una lunghezza d'onda paragonabile alle dimensioni del nucleo. I raggi gamma, nel modello a strati di nucleo, derivano direttamente da transizioni energetiche che avvengono all'interno del nucleo atomico. Qui
entriamo nella fisica nucleare. Uno dei modelli della fisica nucleare che spiega tantissime cose, però, è il modello a strati. Il modello a strati prevede che i nucleoni, cioè le particelle che compongono il nucleo atomico, anch'esse abbiano livelli energetici quantizzati e che le emissioni di onde elettromagnetiche, di fotoni, in quel caso gamma, in questo caso sono fotoni, vabbè, per le parti più interne anche X si arriva, ma per quanto riguarda invece il nucleo, sono transizioni di lunghezza d'onda paragonabili alle dimensioni dell'oggetto che l'ha emesso, che è il nucleo, che siamo su 10 alla meno 15 metri, l'atomo siamo intorno ai 10 alla meno 10, quindi abbiamo 10 alla meno 15, 10 alla meno 16 metri, quindi lunghezza d'onda molto più piccola significa frequenza molto più grande e i processi di emissione sono molto più energetici di quelli che si ottengono semplicemente con le transizioni atomiche. Qui sappiamo che l'energia nucleare è una forma di energia molto intensa, no? E è lì che originano questi fenomeni. Altri diciamo meccanismi, diciamo, di produzione di raggi gamma sono questi: c'è il decadimento gamma, in cui si, diciamo, spontaneamente un atomo si trasforma in un altro, diciamo così, e facendo questo emette un livello di energia inferiore e l'energia che spende lo spende sotto forma di raggi gamma. Questo si chiama decadimento gamma. La fusione nucleare, sappiamo che la fusione nucleare tra deuterio e trizio emette forma elio, un neutrone ed emette anche raggi gamma. Sappiamo la reazione di sincrotrone. La reazione di sincrotrone è un tipo di radiazione che si ottiene quando delle particelle iniziano a rotolare a una forma, diciamo, di elica cilindrica, iniziano a roteare e a muoversi lungo l'asse dell'elica, e se i campi magnetici sono elevati, e parliamo del campo magnetico più elevato di quelli che si producono sulla Terra, siamo intorno ai 30 Tesla, giù di lì, non si riesce a produrre artificialmente campi magnetici molto elevati con i magneti superconduttori, ma qui parliamo di campi magnetici di milioni o decine di milioni di Tesla, di quelli che si formano nei buchi neri e nelle supernove, e quindi qui si ha un intenso effetto di radiazione di sincrotrone, talmente intenso che può arrivare ad emettere raggi gamma. Brennstrahlung, la Brennstrahlung significa frenamento in tedesco, ed è il modo usuale con cui si producono raggi X, quelli utilizzati nella diagnostica medica, e consiste nel fatto che quando tu acceleri una particella e poi la freni, nel processo, diciamo, di rallentamento, di decelerazione, vengono emessi onde elettromagnetiche, e se l'energia da cui partiamo è molto elevata, le onde che vengono emesse sono sui gamma. Annichilazione materia-antimateria, questa è in assoluto la forma di energia più gigantesca. Sappiamo da E uguale mc quadro che se la materia e l'antimateria quando si incontrano annichiliscono. Sappiamo che è presente per ogni particella una sua antiparticella, e lo sappiamo perché possono nascere, diciamo, nel vuoto, formarsi, girare dopo un po', e poi per motivi del tutto casuali, come prevede la fisica quantistica, possono rimettersi insieme, e quando si rimettono insieme emettono un fotone gamma. Questo è veramente un metodo molto molto efficace di produrre energia. Se avessimo veramente, riuscissimo a trovare una zona dove è presente antimateria, facessimo andare in materia in questa zona, qui si porterebbe una quantità di energia veramente gigantesca. Questo è un esempio, non è questo studio, questo è entrato nella diagnostica medica, perché la PET si basa proprio su questo principio, fa annichilare protoni con elettroni con l'antiparticella dell'elettrone che è il positrone. Quando elettrone e positrone annichiliscono insieme formano due raggi gamma posti a 180 gradi l'uno dall'altro, e l'esame PET si basa su questo principio. Viene fatto prendere uno zucchero radioattivo che emette poi positroni, appena escono incontrano subito un elettrone, la materia è fatta di elettroni, quindi li incontrano e vengono emessi due raggi gamma che un rivelatore tutto intorno può andare a rilevare quando c'è la contemporaneità, diciamo, da ambo i lati, rilevato lo stesso gamma, da ambo i lati vuol dire che da quel punto lì è stato emesso
e si va a ricostruire in maniera molto precisa, credo che la petta adesso arrivi sotto il millimetro come risoluzione, si può visualizzare una lesione sotto il millimetro. E poi c'è il contorno inverso, essenzialmente un fotone di bassa energia, non so, magari un elettrone, un fotone X, incontra un elettrone molto energetico e ne prende una parte dell'energia e diventa un gamma. Questo è un altro modo con cui si può ottenere raggi gamma. Questi sono tutti processi, diciamo, non termici, che non coinvolgono grandi temperature. I raggi gamma sono veramente, hanno un impatto veramente negativo sul corpo umano. I suoi effetti possono essere classificati in immediati, tardivi, ritari, effetti sul feto. Gli effetti immediati sono quelli di alterazione della cute, bruciature, e poi sulla parte digerente, soprattutto sulle cellule del sangue. C'è un'alterazione fatta a livello delle cellule del sangue, quello che è stato rilevato quando i bombieri andavano a spegnere l'incendio che c'era all'incidente di Chernobyl, e dichiaravano di sentire un aspetto di gusto metallico in bocca. C'era un'alterazione proprio anche delle cellule della parte digerente. Sono effetti tardivi, i tumori, effetti ereditari, cioè effetti di sterilità, e poi malformazioni sul feto. Questi sono effetti veramente micidiali e negativi. I raggi gamma sono veramente molto dannosi per il corpo umano. Essenzialmente gli studi che ci sono vanno a cercare di vedere il danno da cosa può essere indotto, e il raggio gamma, essendo molto energetico, può passare all'interno delle strutture cellulari, colpire la membrana e provocare delle dislocazioni all'interno della membrana cellulare, o addirittura può andare a colpire il DNA. In questo caso la formazione di tumori sono mutazioni genetiche che può dar luogo. Se colpisce, può colpire un doppio filamento, può colpire una base, e qui c'è un'alterazione genetica, e se l'alterazione sulla duplicazione della cellula, qui le cellule impazziscono, iniziano a replicarsi indefinitamente, non hanno più il freno, e oppure sui legami trasversali. In ogni caso il danno è elevato, non è detto che provochi, dipende da dove passa, sono molto piccoli, possono passare attraverso e non colpire niente, ma quando la dose è elevata, beh, allora la probabilità che colpisca qualche struttura importante è elevata. Come mai gli abitanti della Terra, allora, sono tutti questi raggi gamma che ci arrivano anche dal cosmo, come mai non ne risentiamo? Perché i raggi gamma sono bloccati dall'atmosfera. L'atmosfera non vi fa arrivare fino a Terra, diciamo così che vi ferma intorno ai 15 km di altezza, leggermente sopra dove volano gli usuali aerei, diciamo, da crociera. Questo vale anche per i raggi X, anzi c'è una zona dove si vengono bloccati molto più in alto. Come vedete, il visibile invece l'atmosfera lo fa passare praticamente tutto, ed ecco perché qui non è un caso che il nostro occhio si sia evoluto adattandosi a questo tipo di luce. E poi anche c'è una zona di infrarosso che non fa passare il vicino infrarosso, una zona che non fa passare, e poi le radioonde invece si riprende, diciamo, possono passare e arrivare a Terra, e possono, per questo ci sono tanti anche radiotelescopi. Quindi se vogliamo studiare i raggi gamma c'è solo una possibilità: mettere un rivelatore di raggi gamma su un satellite e portarlo in orbita. Cioè non possiamo mettere rivelatore a Terra. A dire la verità non è proprio così vero, perché ci sono anche dei rivelatori a Terra, come questo qui, perché Victor S è il primo un po' che è riuscito a vedere, salendo su una mongolfiera molto in alto, mettendo un rivelatore sulla mongolfiera molto in alto, è riuscito a vedere che sì, è vero che diminuiscono, però i raggi gamma quando arrivano interagiscono con l'atmosfera, producono uno sciame di altre particelle che arrivano a Terra, e quindi possiamo arrivare a studiare i raggi gamma in modo indiretto, diciamo, non diciamo così, catturando direttamente il fotone, ma i suoi prodotti, quelli che riescono ad arrivare a Terra. Tra l'altro Victor S era uno di quelli che studiava i raggi X e i raggi cosmici, e gli è stato amputato un dito pollice, perché con le mani lui non conosceva ancora gli effetti che abbiamo detto prima, e maneggiava materiali radioattivi direttamente con le mani.
senza nessuna precauzione. Molti pionieri di questi tipi di studi hanno avuto gravi conseguenze. Il primo poi che veramente ha visto la radiazione che arriva a terra, era una radiazione di questo tipo qua, che ha capito che dal cosmo arriva a terra, è quello Karl Chansky, e si deve a lui poi insomma la costruzione di alcuni radiotelescopi per iniziare a studiare il cosmo dalle radioonde. Invece per quanto riguarda lo studio dei raggi gamma, beh, l'evoluzione è stata veramente in 40 anni veramente frenetica. Si è iniziato da questi primi satelliti metri in orbita, Explorer 1, poi SAS, siamo intorno agli anni 60, poi Integral, che ha fatto tantissime scoperte, EGRET, questo qui era così, questo qui è Integral, e poi il nostro Agile di costruzione italiana, e poi il telescopio Fermi, che è quello, diciamo, il telescopio di punta in questo momento, che ci dà maggiori informazioni su questo tipo di radiazione. SAS era una radiazione, un satellite che ha, diciamo così, all'inizio è riuscito a catturare 11.000 fotoni da quattro sorgenti. Qui Riccardo Giacconi è attraverso gli studi di questo satellite qua che ha preso poi il premio Nobel sulla scoperta di alcune binari raggi X. Cosby, le sorgenti analizzate iniziano negli anni 50, 200.000 fotoni catturati. Integra insomma 300.000 fotoni, come vedete, poi c'è EGRET, 1 milione di fotoni, e Agile, che è un telescopio a raggi gamma completamente di costruzione italiana, ha fatto un'ottima scienza. Insomma, siamo a 3.000 sorgenti analizzate, 43.000 fotoni rilevati. Essenzialmente, ecco, questo è stato un po' quello che si vede, questa è sempre la Via Lattea, vista dai vari telescopi. Notate come la risoluzione, con il miglioramento del sensore, che è sempre più preciso, sia sempre più migliorata. Questo era quello di SAS 2, poi di Cosby, poi quello di EGRET, e questo è quello di Fermi Agile, che hanno un sensore estremamente sensibile, e vedete che come dal niente non si riusciva a rilevare poche cose o niente, adesso invece vediamo che ci sono anche fuori dal disco galattico alcune sorgenti che emettono, oltre che si è fatta più precisa la sorgente all'interno della nostra galassia. Sono attualmente 43 milioni di raggi X gamma che sono stati rilevati, di energie soprattutto sopra i 50 milioni di electron volt. Questo è il lancio di Fermi, che è avvenuto l'11 giugno 2008, l'inizio si chiamava GLAST, Gamma Ray Large Area Telescope, secondo la politica della NASA, che all'inizio si dà un nome al satellite, poi quando va tutto bene, non si sa mai, lo si ribattezza con il nome di uno scienziato. Qui è il nome più appropriato per il tipo di studi che ha fatto su questo tipo di radiazione, Fermi. A dire la verità, non è che sembra proprio un telescopio, è un cubetto di un metro e mezzo circa di lato, e non ha niente a che fare con i classici telescopi, è una cosa del genere, ecco. Per rilevare i raggi gamma non si può usare la lente, non si possono usare gli specchi, il raggio gamma attraversa la lente, attraversa gli specchi, occorre chiedere aiuto ai fisici delle particelle. Si chiamano, sono quelli che vengono messi in orbita, sono dei piccoli rivelatori di particelle. Quando un raggio gamma arriva su questi sofisticati sensori, c'è un primo incontro con una serie di coincidenze, si suddivide un protone e un antiprotone, il rivelatore del silicio riesce a suddividere, creare una coppia elettrone-antielettrone, che poi viene separata da un campo magnetico e poi rilevata sul sensore in fondo. Un po' più o meno l'andamento è questo, il raggio gamma arriva, incontra tutta questa serie di strati e poi si riesce a rilevare. Considerate che qui c'è sopra, incontra un primo componente che si chiama anticoincidenza, perché ci sono poi disturbi. Per sapere veramente che quello è un raggio gamma, occorre distinguerlo da altre cose che possono comunque originare, e pensate che solamente un evento ogni 10.000 corrisponde a un vero raggio gamma, gli altri è rumore di fondo.
Questa è la forma di Fermi, orbita 585 km di altezza, 95 minuti è il tempo che impiega a fare un'orbita completa, ed è in grado di rilevare raggi gamma che vanno da 20 milioni di elettronvolt a 300 miliardi di elettronvolt. Quindi un grande spettro, può analizzare un grande spettro, a scapito questo un po' della risoluzione. La risoluzione di Fermi non è molto elevata, un grande, però d'altra parte si deve scrutare dappertutto, è meglio che sia, abbia un ampio angolo di ricezione. Sono 1,5 metri, 1,5 metri, 3 tonnellate, 650 watt di consumo, un phon, praticamente il consumo di un phon prodotto dai pannelli solari, vede un quarto del cielo, e una risoluzione angolare di 3,5 gradi. E questi sono i risultati che ha dato. Insomma, 2000 terabyte, 1.200.000 vedenti, 268 milioni di fotoni gamma, 1130 pubblicazioni di ricerche su riviste e 100 tesi di laurea. Questo è quanto ha dato questo progetto di Fermi da quando è operativo. E quali sono i primi risultati? I primi risultati sono questi. In realtà questo qui è usato di Integral. Un primo risultato è stato quello di osservare il centro della galassia e osservare che dal centro della galassia vengono emessi raggi gamma di elevata energia di cercare di capire da che cosa provengono. Analizzando lo spettro si vede molto bene che sono dovuti all'annichilazione materia-antimateria. Questo picco qua è proprio caratteristico del fatto che nel centro della galassia c'è una produzione di antimateria e che questa materia viene subito annichilita con la materia e si ottiene questo picco di raggi gamma qua. Si è cercato di capire qual era la sorgente, da dove proveniva, ed è stato ritrovato, è stato posto all'attenzione soprattutto, vedete che qui c'è una simmetria, c'è un lobo laterale con cui vengono emessi. Beh, questo lobo laterale è lo stesso lobo che si trova in corrispondenza delle binarie a raggi X. Quando una stella diventa un buco nero, magari c'è una sua compagna, una gigante, e magari il buco nero inizia ad aspirare questa gigante gialla e la materia inizia a girare vorticosamente all'interno del buco nero e i campi magnetici iniziano a reindirizzare in due forti getti la materia su questi piani qua, e questo provoca una forte produzione di antimateria che ha una tipica curva di questo tipo. Questo ha consentito intanto di iniziare a capire che nel centro della nostra galassia ci sono numerosi eventi di questo tipo. Questo è un po' un'animazione, fa un po' vedere quello che sta avvenendo in queste, si chiamano binarie a raggi X, stelle binarie, ma una è un buco nero. Poi un'altra scoperta che si fa risalire al 2010, e di questi due giganteschi lobi, che si chiamano lobi di Fermi, che sono perpendicolarmente al piano galattico. Sembrano un po' una testimonianza di un passato attivo del nucleo della nostra galassia e che tuttora sta emettendo raggi gamma. Qui sono numerose sorgenti di raggi gamma proprio messe in questa posizione qua, in una posizione simmetrica. Quello che si sta cercando di fare adesso Fermi è di cercare all'interno di questi lobi alcune stelle per poter alcune sorgenti di raggi gamma per poterne seguire l'evoluzione. Un po' quello che faremo, non so, quando c'è il vento, lanciamo in alto della sabbia e vediamo il vento da che parte la trasporta. Ecco, quello che si cerca di vedere un po' se c'è una dinamica all'interno di questi lobi qua. I lobi hanno un'altezza di 25.000 anni luce da una parte e dall'altra, e quindi sono veramente giganteschi. È così quello che dicevo prima, si sta facendo con la riga radio di 21 cm. E poi questa scoperta è importante perché sulla galassia Sigma M82, in questo punto qua,
non c'era niente e a un certo punto c'è stata una fortissima emissione di raggi gamma, da questo punto è comparsa, nel 2013 era vuota e nel 2014 si è acceso un puntino, questa è una supernova. È una supernova che si è accesa in questo puntino qui e non si sapeva ancora, le supernove emettono raggi gamma, sono i processi interni e questa emissione può aiutare a capire come si formano questi processi interni, a cosa derivano. Sembra che questa scoperta l'abbia fatta un insegnante durante una lezione, è stata un'immagine e si è accorto così quasi per caso sempre che c'era questa piccola puntino che si è acceso qua. Ecco, questa è l'immagine invece con i raggi gamma, non c'è niente e a un certo punto c'è una grande emissione di raggi gamma che arrivano da questa stella che sta esplodendo, insomma, supernova, stella che si è ingigantita e poi c'è questo conflitto tra la gravità e le forze nucleari che la espandono e successivamente si ricomprime e quando si comprime c'è una forte emissione di raggi gamma. Abbiamo visto praticamente in diretta la formazione di alcuni elementi pesanti, carbonio e ferro, sappiamo che è proprio delle supernove che si sono formati. L'oro che utilizziamo abitualmente per fare gioielli si è formato in passato, era solo supernova. Qualunque metallo pesante si è formato solamente in questi processi qui, e poi dopo l'esplosione li hanno sparsi in tutto l'universo, una volta esplosi li hanno. E qui è stata l'occasione per vedere le linee caratteristiche, questa è la linea caratteristica dell'energia di formazione del carbonio e questa è quella del ferro. La sorgente più luminosa delle stelle in cielo è Sirio, lo sappiamo. E la sorgente più luminosa invece di raggi gamma è presente nella nostra galassia e la chiamiamo Vela Pulsar. È nella costellazione delle Vele, che si vede nell'emisfero australe, ecco che qui questa sorgente è abbastanza regolare emette raggi gamma. Questa foto è stata fatta il 6 marzo del 2012. Guardate, il 7 marzo del 2012 che cosa è spuntato qua. Questa è un'emissione di raggi gamma del Sole. Il Sole in alcuni momenti può emettere grandi quantità di raggi gamma. Ecco, questa è la zona che è stata evidenziata. Da quel momento, successivamente dopo questa emissione, si è ritrovata una tempesta magnetica, il Sole che ha, in seguito a questa esplosione interna, un residuo di tempesta magnetica che è arrivato anche sulla Terra. Questa è la Luna. Anche la Luna emette raggi gamma e questo è stato importante quando diciamo, il vento solare interagisce con la regolite lunare, innesca alcuni processi di quelli che vi dicevo prima, sono alcuni tipo computer inverso o anche decadimento radioattivo, ed ecco che queste sono alcune immagini prese della Luna che rivelano questa forte emissione. Questo è importante perché sulla Luna, essendoci l'atmosfera, i raggi cosmici riescono ad arrivare meglio sulla superficie e quindi possono essere studiati meglio che non sulla Terra, che arrivano sotto forma di sciami dopo aver interagito con l'atmosfera. Un fenomeno molto interessante sui raggi gamma sono i gamma ray burst. I gamma ray burst sono delle emissioni di raggi gamma veramente molto intense, ma intense veramente parliamo di 10 alla 50 joule. Sono le manifestazioni energetiche più grandi che possiamo osservare sull'universo dopo il Big Bang, diciamo, niente si può osservare di così veramente intenso. Sono state previste nel 1948 da Primakov e Freiberg. C'era già una teoria, qui siamo già sulla nuova fisica, qui la fisica quantistica si era già sviluppata, si era già affermata e consentiva già di poter teorizzare per dire queste cose, e si era già capito che potevano esserci questi lampi che durano un certo momento, molti raggi gamma si attivano e poi scompaiono e non riappaiono più. Nel 73 sono stati effettivamente visti. Siamo in piena guerra fredda,
gli americani e i russi si spiano a vicenda. Gli americani hanno fatto partire un programma segreto di questi satelliti, si chiamano satelliti Vela, in cui andavano a osservare se i russi facevano qualche esperimento nucleare. E in realtà non c'era stato fatto, appena fatto un trattato di non proliferazione nucleare, e diciamo sì, i due contendenti si controllavano la vicenda che questo trattato fosse rispettato. In realtà questi satelliti non hanno mai rilevato le esplosioni nucleari dei sovietici, mentre invece hanno rilevato numerosi lampi gamma che però non provenivano da Terra, provenivano dal cosmo, dall'universo. C'è stato questo, oggi queste cose sono state tutte desecretate, questo avvertimento del Pentagono alla NASA dicendo: ma cos'è questa storia? Ci sta, tutti gli strateghi militari stavano andando in crisi perché c'erano continui falsi allarmi che arrivavano dal cosmo, e era ancora in attuazione del programma Apollo, e su alcuni Apollo hanno messo poi un rivelatore di raggi gamma che effettivamente ha confermato la presenza di questi raggi, di queste esplosioni che compaiono, di raggi gamma che compaiono all'improvviso. Si suddividono in due tipi: i lunghi sono quelli che durano più di 3 secondi, e poi ci sono i corti che durano meno di 3 secondi, ma possono anche essere scendere molto sotto il secondo, anche decimi, centesimi. E questa è un po' la mappa delle emissioni gamma rilevate in base all'energia. Ecco un primo catalogo che è stato fatto. Come notate, quello che si nota interessante è che provengono un po' da tutta la volta celeste, non c'è una zona che ne emette di più, sembra quindi più un fenomeno extragalattico, perché le galassie sono distribuite in modo abbastanza uniforme, no? Nel cosmo, quindi sembra provenire da tutte queste parti qui del cosmo. E sui gamma ray burst lunghi c'è stato a lungo un mistero da dove potessero provenire. Ci sono state fatte varie ipotesi: evaporazione di buchi neri, brillamenti magnetici, nane bianche, accrescimento stelle di neutroni, accrescimento di antimateria per qualche motivo, tipi esotici di supernove, cioè supernove diverse dal solito, che in rotazione intorno a un buco nero supermassiccio. Il mistero è stato abbastanza risolto intorno a 93 col satellite Beppo-Sachs, che è riuscito a rilevare una post-luminescenza, quello che si chiama un afterglow. E la teoria più accreditata adesso per questo tipo di lampi gamma è questa: una supernova esplode, diventa un buco nero con massiccio, però almeno 25 masse solari, e produce materiale che viene espulso, e su queste espulsioni successive c'è un materiale che viene espulso dopo, che però va più veloce, raggiunge quello espulso in precedenza, lo investe, e qui si ha tutta la gamma di emissioni su tutto lo spettro elettromagnetico. E questo è proprio quello che ha visto Beppo-Sachs. C'è stato il lampo gamma, appena visto il lampo gamma si è subito indirizzato il satellite nella direzione dove è stato osservato questo gamma ray burst lungo, e Beppo-Sachs ha visto, diciamo, la coda, l'emissione di raggi X. Lui ha un sensore a raggi X ed è stato visto, e sembrerebbe confermata più questa teoria qua. Sui raggi gamma, sui gamma ray burst corti invece il mistero è ancora aperto, non si sa ancora, non ci sono ancora teorie che possono essere confermate. L'idea è quella di una fusione di due stelle di neutroni o una stella di neutroni con un buco nero. Il problema dello studio del gamma ray burst corto è che avviene in un punto, non sai dove avviene, e poi non avverrà mai più, e quindi è difficile spiegare, bisogna coglierlo e vedere quello che si può concludere. Questo è il cielo profondo che ci ha rivelato, ci ha mostrato il Deep Space, che ci ha
illustrato Hubble, ed ecco che ad un certo punto qui siamo. Questo è il segnale più lontano che sia mai stato osservato. Siamo a 13,2 miliardi di anni luce di distanza. Vi faccio rivedere, è unico, eh? È una cosa unica, che qui stiamo mandando più questa cosa che è avvenuta qua. Questo ha emesso un'energia veramente incredibile, guardando le distanze, sono un'energia di quei 50, 10 alla 50 electron volt, vi dicevo prima. Ed è per questo che questi lampi gamma sono poi difficili da studiare. Pensate quanto è vuoto il nostro universo. Qui la luce ha viaggiato indisturbata per 13,2 miliardi di anni luce, ed è un lampo che è avvenuto 13,2 miliardi di anni fa. Siamo appena a 600 milioni di anni dopo il Big Bang. Le pulsar non si sapeva, ma anche le pulsar hanno una grande emissione di raggi gamma. Le pulsar sono appunto queste stelle di neutroni che presentano un getto molto regolare. Vi ricordo che la vicenda di Jocelyn Bell, che le ha scoperte guardando questo segnale qua, ha visto che c'era un segnale molto molto regolare, ha pubblicato subito la scoperta insieme, lei era una studentessa universitaria, la sua professore a Jewish, e insieme hanno pubblicato poi il premio Nobel, l'ha preso solo lui. Anche in verità, in realtà la prima a vederla è stata lei. Sì. Il nome che hanno dato di questo impulso è 1967 LGM. E LGM è l'acronimo di Little Green Men, che significa piccoli omini verdi, perché in modo un po' scherzoso all'inizio, essendo un segnale così regolare, si pensava fosse dovuto a qualche intelligenza. Però i giornali l'hanno invece presa sul serio, e il titolo di quei giorni è stata scoperta intelligenza aliena, eccetera. Non è niente di questo, sono in realtà queste stelle di neutroni che hanno un fascio molto ben collimato, e se noi ci troviamo sulla linea divisa di questo fascio, veniamo investiti. Girano in modo estremamente regolare, sono stelle di neutroni che sono diventate, partendo da una massa come il Sole, concentrata a una massa molto piccola, anche addirittura di qualche chilometro, qualche decina di chilometri, molto piccola, e quindi molto concentrata, che emette questo fascio. E pensate quanto velocemente deve andare. Sapete che c'è la conservazione del momento angolare. Se noi abbiamo una cosa che gira, non so, come il Sole gira se stesso, ma se riduciamo il diametro inizia a girare più velocemente. E se lo diciamo così tanto, immaginate quanto può girare. Sono pulsar che raggiungono anche periodi di millisecondi, un po' come fa la ballerina, no? Quando stringe le braccia inizia a girare più velocemente. Le pulsar emettono raggi gamma, e dallo studio dei raggi gamma emessi possiamo risalire alla struttura interna di cosa li ha provocati. Attualmente si può già un po' tirare le somme, e quindi è stato fatto un elenco di tutte le possibili sorgenti. Fermi ha dato veramente un impulso a questo tipo di studi. Partiamo da sorgenti locali come i gamma flash terrestri, anche ogni tanto dalla Terra, per riflessione del Sole si ottengono poi quelli dalla Luna, del Sole, fino a passare a raggi gamma galattici come le Fermi Bubbles, che vedevamo prima, come le stelle di neutroni, le nove, e poi fino ad arrivare a eventi extragalattici, dei nuclei galattici attivi, le blaser, cioè le radiogalassie, eccetera. Questa è una prima schema di tutte le possibili sorgenti. Notate che sono tante le sorgenti che possono emettere, bisogna capire che cos'è la sorgente e poi andare ad analizzare i dati. Essenzialmente la cosa che ci interessa nello studio di raggi gamma è perché la presenza di raggi gamma indica presenza di particelle accelerate a velocità relativistiche, la presenza di particelle accelerate provoca la presenza di trasferimenti di elevate quantità di energia, perché se abbiamo un raggio gamma abbiamo in gioco energie grandi rispetto alle energie usuali, quindi c'è un qualche fenomeno violento che le ha
che le ha prodotte, e questo sta dando veramente grandi risultati per lo studio delle stelle di neutroni, i buchi neri, i nuclei di lattice attivi e le interazioni delle particelle con il mezzo interstellare. I processi essenzialmente che si innescano sono appunto quelli di produzione materia-antimateria, che poi annichilisce e viene poi sparato in tutte le direzioni dello spazio fino ad arrivare sul sensore di Fermi, possiamo vederlo. Questa è la mappa generale, e qui si presenta veramente un universo misterioso, perché pensate che un terzo degli eventi che sono stati visti, qui c'è la classificazione in una di quelle viste prima, il pulsar, c'è un simbolo che rappresenta, guardate come sono uniformi, beh, c'è una maggioranza ovviamente per tutta la vicinanza, anche la densità di stelle che abbiamo visto, che guardiamo di lato il disco galattico, che è questa, per il resto guardate è distribuito abbastanza uniformemente, e i quadratini sono nessuna associazione. Cioè, un terzo di questi eventi non abbiamo la più pallida idea di quello che possono essere. Ci sono in tutto finora 3.300 tipi di sorgenti identificate, circa 1.000 di queste non sappiamo cosa siano. Studi sono molto promettenti e il futuro riserva molte sorprese su questo campo.